Sono 11 le CER, le comunità energetiche rinnovabili, costituite a partire dall'inizio del 2023 in provincia di Cuneo, per una potenza totale iniziale di oltre 1,1 gigawatt e il coinvolgimento di 93 soci fondatori. Sono state presentate a Cuneo nelle scorse ore presso lo spazio incontri della Fondazione CRC all'interno del programma Planet Week, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l'obiettivo di dare risalto alle esperienze italiane di contrasto al cambiamento climatico. È un tema su cui si parla tanto e si parla da tempo, fino a qualche anno fa in realtà le CER erano qualcosa di sconosciuto, però Fondazione CRC ha rovesciato un po' il sistema di lavoro, nel senso che invece di tanto parlare, di tanto discutere, ha scelto una via più concreta, ha scelto quella di lavorare immediatamente sui contenuti, e questo ha pagato, perché arriviamo oggi ad un evento molto, molto vissuto, direi, con la presentazione di nuove CER che si sono costituite, quindi facendo qualcosa di davvero concreto e specifico in questo settore. Abbiamo supportato la Fondazione Castel Risparmio di Cuneo come partner tecnico in una serie di iniziative per promuovere la costituzione e lo sviluppo di comunità energetiche sul territorio della provincia. È un'iniziativa molto importante secondo noi, perché ha consentito la costituzione di più di 10 comunità energetiche che oggi verranno presentate, e proprio grazie a questa iniziativa della Fondazione che su questo territorio della provincia si possono sviluppare iniziative di questo tipo, che diversamente non avrebbero la rilevanza e l'importanza che invece hanno grazie proprio ai contributi sia economici ma anche ai supporti tecnici che la Fondazione CRC mette a disposizione dei propri beneficiari. Il progetto di comunità energetica che ha iniziato il Comune di Cuneo ha avuto un primo step che è già realizzato, che è la realizzazione del impianto fotovoltaico sulla scuola media di Madonna dell'Olmo, sull'istituto compressorio Oltrestura, nelle prossime settimane sarà costituita la comunità energetica. La decisione della giunta, dell'amministrazione di realizzare l'impianto sulla scuola è stata anche simbolica, perché è uno dei molti tetti di proprietà comunale, ma si è voluto seminare un seme su una scuola dove è anche stato attivato un progetto didattico in cui, oltre alla conoscenza tecnica di come funziona l'impianto, hanno visto il cantiere, impareranno a come funziona proprio l'impianto. Una grande volontà di realizzare una comunità energetica, ma principalmente una comunità che sappia utilizzare gli strumenti delle rinnovabili per far sì che l'energia autoprodotta e consumata possa andare a vantaggio di quelle che sono le criticità ma anche le potenzialità del territorio. Insistiamo su due cabine elettriche primarie, Cerretto e Alba, e avremo degli investimenti di queste risorse aggiuntive proprio sulle biodiversità, piuttosto che sull'inclusione di ragazzi con disabilità per attività turistiche. La prospettiva è di aumentare il numero dei soci, perché abbiamo già altre richieste da altri comuni relativi ad un'altra cabina elettrica primaria, e riuscire a far sì che le persone che vi partecipano possano avere una prospettiva del futuro, non soltanto il consumo, ma cosa lasceremo ai nostri figli, come possiamo far sì che il territorio possa essere non soltanto salvaguardato, ma dare la possibilità alle persone di viverci con dignità.